Ragazzo, passami il temperino, per favore. Sei diventato sordo? Signor Bray? Signor Bray? Dov'è il signor Bray? Sono qui, ragazzo. Signor Bray! Che cos'è, dottor Mike? Credo che si chiami emorragia sottocraniale. Una contusione all'interno della testa. E che c'entra con la vista? Non ne sono sicura, ma se il sangue si accumula, esercita una pressione che può compromettere la vista. E cosa può fare? Sali. Ma che è successo? Pentola Nera ha detto che era andato a recuperare un bisonte che si era smarrito. E questo è il suo ringraziamento. Dottor Mike! Sali si è svegliato. Non posso muovere le gambe. Che succede? Una forma di paralisi. Non lo so esattamente. Sono paralizzato? Mi auguro solo temporaneamente. Cosa vuol dire? Beh, potrebbe essere soltanto un accumulo di fluidi che schiacciano la colonna vertebrale. Ma col tempo questi fluidi riprenderanno a circolare normalmente. Quanto tempo? Non lo so questo. Cerca di stare a galla. Ricordi quando l'hai insegnato a me? Mi hai detto di sdraiarmi e guardare il cielo. L'acqua della sorgente termale ti farà guarire. Si sono mosse! Le ha mosse! Ha mosso le dita dei piedi! Riprenderei a camminare prestissimo! Bene. Bene. Mamma! Vieni, presto! Che c'è? La febbre è scesa. A 38. Molto bene. Come ti senti? Stanco. Prova a piegare il mento sul petto. Ti fa male il collo? Lo senti rigido? Niente meningite. Molto bene, dottor Cook. Hai superato la fase peggiore. Avrai bisogno di parecchio riposo, ma ti riprenderai. Grazie. No. Ringrazia Colin. Sei sempre stata qui. Volevo solo che tu guarissi. Ce l'hai fatta. Grazie.